Buongiorno e benvenuti. Siamo alla Morningstar Investment Conference di Milano. Sono Valerio Baselli e oggi mi trovo in compagnia di Fabrizio Pagani, capo economista responsabile strategie di Muzini. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Dunque, oggi qui alla MIC lei è venuto a parlare di un tema molto importante come il finanziamento delle piccole e medie imprese. Sappiamo tutti quanto le PMI siano importanti per l'economia europea e per l'economia italiana in particolare. Quali sono le principali problematiche che queste aziende affrontano nella ricerca di credito? Allora, io penso che stiamo assistendo ad una sorta di rivoluzione, un po', magari lenta, ma una rivoluzione copernicana per il finanziamento delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese, soprattutto quelle italiane, hanno mercati e hanno prodotti, cioè hanno capacità di esportare, hanno capacità di innovare nei prodotti che fanno. Sono soprattutto la manifattura, però hanno due debolezze che sono poco capitale, quindi assenza di pochi mezzi propri e una scarsa governance. Io credo che attraverso il mercato dei capitali, cioè con l'avvicinamento al mercato dei capitali, queste imprese possono cominciare ad affrontare queste due debolezze, perché il mercato dei capitali fornisce naturalmente risorse e lo intendo nella, diciamo così, nell'espressione più ampia, quindi risorse di equity, risorse di debito, certo, note quotate e così via, e dall'altro fornisce anche uno scrutinio da parte di un investitore che pretende, che stimola una governance più trasparente, più, diciamo così, anche puntuta, e che quindi aiuta la competitività della piccola e media impresa italiana. Ecco, uno strumento come i PIR, nato proprio con lo scopo di creare un finanziamento diretto verso le piccole e medie imprese, è uno strumento che sta vivendo una fase di difficoltà dopo un buon inizio. Come si può invertire la rotta? Come si può veramente far sì che il risparmio degli italiani vada a finanziare le PMI? Allora, sui PIR, secondo me la risposta è abbastanza semplice. Io tornerei all'impianto originario. Quell'impianto aveva avuto un grande successo, poi la norma è stata modificata e è stato in qualche modo ingessato il meccanismo, e questo è il risultato della scarsa, diciamo così, flussi che vi sono stati successivamente. I PIR però da soli non possono risolvere il problema del finanziamento delle piccole e medie imprese italiane. Bisogna trovare degli altri canali che permettono di portare il risparmio delle famiglie verso le piccole e medie imprese del paese. Uno di questi potrebbe essere, uso ancora il condizionale perché è uno strumento, diciamo così, in applicazione, in divenire, l'ELTIF, che è uno strumento regolato dalla Unione Europea e che permette in effetti al retail di investire in fondi illiquidi di finanziamento alle piccole e medie imprese, sia attraverso equity sia attraverso debito. Ecco, per chiudere invece, dal punto di vista dell'investitore, quanto sono rischiose potenzialmente queste allocazioni? Abbiamo tutti ancora in testa il caso Bion, ad esempio. Beh, l'investitore, soprattutto il retail, diciamo così, medio, deve fare molta attenzione. Deve scegliere dei gestori accreditati, deve capire bene in che cosa investe e in molti casi, per investire in PMI, deve rinunciare a qualcosa. Questo qualcosa è spesso la liquidità. L'investimento in società non quotate, Italia medio-piccola, prevede sostanzialmente che i soldi investiti siano immobilizzati per un certo numero di anni. Questo ha un costo da un lato, ma può dare dei rendimenti e delle soddisfazioni dall'altro. Grazie ancora a Fabrizio Pagani. Grazie a voi. Per Morningstar, Valerio Baselli, grazie per l'attenzione.